Immagina di prepararti a partire per un viaggio. Un viaggio che hai desiderato a lungo. Hai sognato i paesaggi che ti aspetti di scoprire. Hai sentito le emozioni che proverai non appena poserai lo sguardo su quel panorama. Hai immaginato la gioia di essere là, il piacere di fare nuove esperienze e nuovi incontri. Prepari il tuo zaino, sperando di aver pensato a tutto. Ma lasci un po' di spazio, perché il viaggio ti potrebbe regalare qualcosa di prezioso da portare con te. Passione, gioia, curiosità, scoperta, divertimento, emozione. E se questo viaggio iniziasse ogni giorno? Se provi passione per ogni cosa che fai, se guardi con curiosità ciò che non conosci, se ti diverti anche quando la giornata sembra non finire, se ami il tuo lavoro, allora stai vivendo un viaggio che ti farà crescere ogni giorno, come persona e come professionista. In Bonduelle, il viaggio inizia dalla natura, che ci regala preziose materie prime. In Bonduelle, il viaggio ci accompagna nella storia e nella cultura di ogni paese, partendo dalle tradizioni di ogni cucina e proiettandoci nelle tendenze per il futuro. In Bonduelle abbiamo l'ambizione di lavorare ogni giorno con lo spirito del viaggiatore, che non perde occasione per scoprire un nuovo angolo di mondo. Con questo spirito, nessun lavoro può essere monotono o ripetitivo. Con questo spirito siamo agili, capaci di cogliere ogni opportunità. Siamo performanti, sempre focalizzati sulla tappa che dobbiamo raggiungere. Facciamo crescere le persone, perché le ispiriamo a dare il meglio di sé, per godere appieno del viaggio insieme. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Abbiamo fatto un gioco che è un po' una metafora del come agire assieme in gruppo e come trovare le soluzioni e come fare strategia come gruppo, e quindi anche una metafora di come si vive in azienda e di quello che bisogna fare in azienda. E mi sono portato a casa tanti bei spunti sull'importanza dell'ascolto e sulla capacità di un gruppo di fare molto meglio di un singolo. Ho scoperto un modo nuovo per affrontare comunque la vita aziendale. Per me è la prima esperienza, sono stata felicissima di viverla. Un modo nuovo per migliorare. È stato un bel esercizio, un bel gioco nel quale mi sono completamente fidato dei miei collaboratori ed è una situazione che si può riscontrare spesso anche in ambito lavorativo. Ottimo! Sicuramente ho scoperto di avere dei colleghi simpaticissimi. Ho scoperto che anche in ufficio, nel luogo di lavoro, si possono fare delle attività piacevoli e anche divertenti, imparando qualcosa di nuovo. Una bellissima esperienza, una giornata intensa che ci ha lasciato tantissime idee per poter riempire il nostro zainetto. Beh, ho messo una visione differente dell'azienda, cosa che è una novità per me, perché comunque ho sempre visto l'ambiente di lavoro come un dovere e qua sto imparando che invece può essere anche una cosa divertente, non soltanto un dovere. Una giornata fantastica, favolosa, una cosa nuova, un momento per stare tutti insieme, per fare attività nuove,
e scoprire cose nuove che non avrei nemmeno immaginato, e quindi complessivamente nello zainetto posso dire una motivazione appunto a scoprire cose nuove. Bravi. È stata una bellissima giornata perché ho fatto un sacco di attività interessanti e raccolto un sacco, molti spunti. Il più importante credo che sia che anche in attività che io pensavo fossero molto individuali, come la gestione del tempo, in realtà non sono mai da sola, e la cosa più importante che mi hanno spiegato è che devo cercare quali sono i miei alleati per poter uscire dal cul-de-sac della gestione del tempo in retromarcia grazie all'aiuto dei miei collaboratori. Ciao! Ciao!